Eccoci qua, benvenuti nella mia cripta. Da oggi il video che faccio qui dentro li chiamerò il video della cripta, perché tanti fanno il video dal loro laboratorio, dal loro bunker, dal loro... dove lavoro io c'è un casino, ci sono 2 dita di polvere ovunque, ragnatele, quindi lo chiamerò cripta e da oggi questi saranno il video della cripta. Allora, sto video è dedicato a Davide, che ha comprato una delle accette che abbiamo realizzato insieme ad Andrea Colombesi, cioè le ha realizzate lui, io gli ho dato un po' una mano nello sviluppo del progetto. E questo ragazzo mi ha chiesto se gli faccio vedere come si affila, come affilo l'accetta. Ma perché non lo chiedete a quelli bravi? No, vabbè, a parte gli scherzi, quindi ci provo, gli faccio vedere come l'affilo io. Tanto come si affila un'accetta. Allora, c'è chi le affila a rasoio, che taglia la carta come un coltello, c'è chi invece preferisce un filo un po' più massiccio, perché comunque l'accetta deve andare a spaccare la legna. Io diciamo che vado a convessare un po' il bisello, a stondarlo un po', in modo da avere un qualcosa che sì, entra bene, ma è anche bello resistente, soprattutto perché le uso tanto per intagliare. Quindi ecco, non mi piace avere un'accetta che poi a metà del lavoro devo riaffilare e alla fine io comincio spaccando il tronco, arrivo alla sbozzatura finale con la solita affilatura. Allora, prendiamo un po' di attrezzi. Per affilare l'accetta generalmente non uso le pietre lunghe, queste qua. Queste sono Arkansas. E queste le uso per i coltelli. Per l'accetta non mi ci trovo granché a fare questo movimento. Quindi uso quelle piccine, sempre dell'Arkansas, che sono queste qua. Queste che trovate su Knives and Tools. Questa è più ruvida e questa è più liscia. Io ne uso solo due. Oh, mi metto qua su un ceppo, prendo un goccino d'olio, olio di vasellina, in cui vado a ungere un attimo la lama e poi inizio prima con quella grossa, così a rotazione. Mi raccomando, le dita sopra, perché se vi scappa vi tagliate. Vado a fare un lavoro a rotazione, tendendo, e questa è una sensazione che non ve la so spiegare, come si fa a convessare il bisello. Dopo, una volta che avete imparato, vi riesce anche bene. All'inizio, cioè, dovete fare un movimento rotatorio oscillato. Questo non ve lo so spiegare. È una cosa, quando si affila a mano, ti viene a sensazione, no? Allora poi vi faccio vedere il risultato. Questa è un'accetta che ho già usato, riusato, ora aveva bisogno di una bella riaffilata. Ora allora, gli diamo una così al volo. Ecco, questa è la parte fatta con la pietra ruvida. Gli do una pulita, gli do un pochino di olio, ancora così col pennellino, eccoci, e passo alla pietra più fine. In pratica fare un bisello convesso vuol dire che invece di essere così diventa così. E per fare sta cosa, quando voi affilate, ad esempio se affilate sulla pietra da banco, almeno io faccio qui, vado indietro e tiro su, vado a stondarlo. E questa è la cosa che più o meno faccio anche quando vado in rotazione, così, tutta la lama. So se si vede, le dita sempre sopra, vediamo di amputarci un dito. Allora, vedete questa bavetta nera, un po' è la pietra, un po' è il ferro, è l'acciaio che viene via. Non importa fare una grande forza, comunque la pietra è bella abrasiva. Dovete un po' sentire a sensazione, per esempio io sento che qui è più spigoloso, quindi ci insisto un po'. Ecco, ci diamo una pulita. Ecco, si è tutta molatura di ferro che viene via. A questo punto, l'attasto, se mi è venuta bene,
Gli americani dicono che il filo deve appiccicare, cioè quando te ci passi su la pelle te la agguanta. E così è anche troppo appiccicoso, perché probabilmente c'è una bavetta. Adesso qua viene su tutto. Cioè, sul bordo dell'affilatura è rimasto, il bisello ha fatto sì, c'è rimasta una bavettina d'acciaio. Per togliere questa si usa la coramella, lo strop. Qualcuno mi aveva chiesto anche di parlare di questa cosa qua. Questo qua non è altro che una tavola, gli ho fatto un manico, poi anche non, potete anche non farlo, a cui ho appiccicato un pezzo di cuoio. Un pezzo di cuoio l'ho ricavato da dei vecchi menù che mi hanno regalato, e bisogna mettere la parte più ruvida sopra, la parte liscia si incolla sotto. Quando avete fatto questa cosa qua, vi comprate una pasta abrasiva, ce ne sono di vari tipi su Amazon, ovunque li trovate, questa è di pasta media, è come quelle che si usano per la carrozzeria della macchina più o meno, ci chioccate una bella sgommata di pasta abrasiva. Si può fare anche senza il cuoio, ma col cuoio viene meglio. Qualcuno dice, ma perché lo strop, essendo morbido, tende a stondare il microbisello, lo fa diventare più tutto. È quello il discorso. Io adesso, facendo sto lavoro qua, questa pasta abrasiva mi va a portare via la sbavatura del bisello, cioè quella parte di acciaio che è rimasta attaccata lì, ma che non ci deve stare, che deve diventare tutto bello liscio. Eccoci qua, così, parte dall'altra. E questa qua è la stroppatura della nostra lama. Là, perfetto. Ora, vediamo una pulita con un po' di olio di vasellina, perché la pasta comunque rimane un po' sul bisello. Una bella pulitina, mi raccomando, anche quando lo pulite, ora taglia, quindi bisogna stare molto attenti. Bisogna stare molto attenti. Eccoci qua, e qui abbiamo un'affilatura, non so se si vede, praticamente la parte interessata è proprio un, ma neanche mezzo millimetro, è lì che io vado in rotazione e verso il basso, rotazione e verso il basso, prima una pietra ruvida, poi una più sottile, poi lo strop. Se dovete comprare una pietra tutto fare, io vi consiglio le Falcriven. La DC4, la CC4, diciamo che la DC4 ha una diamantata molto aggressiva e una pietra sintetica di pasta media, la CC4 ha una pietra sintetica di pasta media e una in ceramica bianca molto fine per fare proprio un filo a specchio. Sono comode, con 25 euro ve ne prendete una e ci fate praticamente tutto. Sono comode perché si usano a secco, oppure io per esempio le bagno con un po' d'acqua. Non avete bisogno di portarvi dietro l'olio, soprattutto quando siete per i boschi. E il sistema è il solito, no? Se avete la CC4, usate prima la parte nera, poi con la parte bianca andate un po' a pulire. Ora io non ce l'ho qui dietro, lo lascio da qualche altra parte. Comunque hanno una busta di cuoio tipo questa, che poi potete anche usare per pulire la lama della vostra accetta o coltello che sia. Vabbè, spero di essere stato abbastanza esplicito, come si dice, insomma, d'aver accontentato chi mi ha chiesto sta cosa. Se no, mi scrivete in privato se volete parlarne e avere approfondimenti. Vi lascio in descrizione i miei profili, sia Instagram che Facebook. Ah, e saluto quel ragazzo che ho incontrato prima al supermercato e che mi ha fatto i complimenti. E come ti ho detto, al supermercato, se hai voglia di fare due chiacchiere, scrivimi su Instagram o su Messenger se vuoi parlare di queste cose, se vuoi sapere qualcosa. Io non sono un espertone, però magari tante cose le so. Se uno ha bisogno di due consigli, le do volentieri. Vi ringrazio, alla prossima. Ah, una cosa dimenticavo, se l'accetta è parecchio rovinata, cioè se si
scippa, si crea un dente, uno spigolo, io vado a usare qualcosa di più aggressivo per ripristinare la lama. Purtroppo con le accette può succedere che prenda una botta, magari c'è un chiodo, un tronco che state lavorando e vi si crea una spaccatura. Potete prendervi una diamantata un po' più aggressiva, ma a me non torna granché, anche perché questi sono acciai abbastanza morbidi, si lavorano bene con le lime, con la vecchia lima del nonno. Io ne ho diverse, dalle più aggressive che uso raramente, la più che uso, con cui mi sto trovando benissimo, è questa qua, della Connex, che ho preso dal Brico. C'è scritto proprio lima per affilatura, ha una parte un po' più ruvida e una proprio liscissima, e con questa quando devo andare a ripristinare il filo veramente mi torna ad una comodità assurda, quindi ve la consiglio. Dopo ovviamente, dopo aver ripristinato il filo, ripassate pietra grossa, pietra fine, strop e via. Oh, adesso ho detto tutto, andiamo a fare una tisana.